Oggi 26 marzo, giornata di Mi illumino di meno, una iniziativa promossa da Rai 2 con la trasmissione Caterpillar. Abbiamo al telefono il vice sindaco di Taglio di Po, Alberto Fioravanti, che come anno, con il suo comune, partecipa a questa iniziativa. Buongiorno Alberto, in cosa consiste questa vostra partecipazione? Allora, intanto ciao Leandro, buona serata a tutti. Sì, anche quest'anno Taglio di Po aderisce a Mi illumino di meno, quel programma importante di Caterpillar su Radio 2 e come sappiamo seguito un po' da tutto il mondo per la questione di spegnere le luci per sensibilizzare al risparmio energetico. Praticamente Taglio di Po aderendo a Mi illumino di meno cosa farà? Ma allora intanto è chiaramente una serata, una giornata di sensibilizzazione, poi diciamo che la sensibilizzazione vera e propria normalmente è partita con lo spegnimento delle luci un po' in tutto il mondo, negli edifici storici di tutto il mondo, più significativi di tutto il mondo, per sensibilizzare al risparmio energetico durante il periodo, la durata della trasmissione, che di solito è serale, dalle 6 alle 8 di sera normalmente. E quindi giornata sicuramente di sensibilizzazione, negli ultimi anni è stato messo un tema. Quest'anno il tema era il salto di specie e quindi il tentativo di fare un salto in avanti nel essere più attenti e più sensibili a tutto quel che è ambiente, tutto quel che è comportarsi in maniera corretta, insomma. E quindi noi, da un punto di vista pratico, fisicamente domani sera dalle 18 alle 20 spegneremo, come facciamo tutti gli anni, le due piazze, l'illuminazione delle due piazze centrali in Italia di Po, quindi Piazza 4 Novembre e Piazza Venezia, e il municipio. Sarà una cosa di due ore proprio per lanciare un segnale, e quindi invitiamo chiunque voglia a spegnere normalmente le luci non fondamentali, diciamo così, per chi ha un'attività o anche a casa, insomma in quell'orario lì, tanto per dare un segnale. Oltre a questo, chiaramente, come Comunità di Po continua a portare avanti tutta una serie di progetti e di progettualità legate alla sostenibilità ambientale e anche economica, e su cui stiamo puntando molto in questo 2021.